Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Da Ottica Center trovi i migliori brand bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Ray-Ban, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole. Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany & Co. e Oakley. Inoltre da Ottica Center visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multifocali per astigmatici e per cheratocono. Ottica Center è al Centro Commerciale 2 Maria Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Food senza glutine, alimenti per la celiachia, convenzionato Servizio Sanitario Nazionale. Una cascata di nuovi prodotti artigianali freschi e confezionati per celiaci e non solo. Food senza glutine, lo trovi in via Adda 28, La Mezza Terme. B&B Villa dei Fiori, un B&B immerso nel verde, lontano dal caos cittadino, offre un momento di relax a pochi minuti dall'aeroporto di La Mezza Terme, dalla stazione ferroviaria e da ben 8 km di costa sul golfo di Santo Feme a Lamezia. Il B&B Villa dei Fiori è un punto di partenza per varie mete turistiche. B&B Villa dei Fiori, via Caterina De Marco 36, Santo Feme a Lamezia. Da Esposito Gianluca si effettuano revisioni auto e moto in 30 minuti, centro revisioni autorizzato, inoltre convergenza ed equilibratura, assistenza e vendita di gomme delle migliori marche. Il centro revisione di Esposito Gianluca si trova in via Salvatore Raffaele 89 tra supermercato I Pini e Cantina Bruzia ed è aperto da lunedì a sabato. Per prenotazioni chiamalo 0968 46 46 05. Prova, si sente? È che sta facendo fare un comedio stamattina. Sta facendo partire la voce. Dopo quanto è tutto dopo? Mamma mia. Ma che è successo? Di rotto, me lo dici che siamo qua. No? Controlliamola, no? È il momento che abbiamo cominciato. Eppure. Che tardi. Scappato. Devi fare la conferenza stampa. Non si dice la conferenza stampa. Io faccio una conferenza stampa stamattina. Queste cose. Io ho detto che stamattina. No. È entrata, eh? È tu speciale, sbagliato. È giusto. Tonino, allora, cosa mi dici questa mattina? Cosa ti. E ste votazioni come sono andate? Diciamo, Renzo, mi dispiace, è una brava persona Renzo e se ne deve andare a casa. Ma non ci credo. Il giornale, allora. Capo, non è che può pierdere tante cose sul giornale, che ne contano giacchi a certe volte. Ma chi sta qua? Va, sta vincendo, rende, si demette. Hai parlato con una persona che si deve hai parlato così. No, magari. No, vabbè, no, non è così. Comunque è così. Poi il capo dello Stato. Tony, ma che rientra dopo, diciamo, si deve votare di nuovo? Sa mi viene una giota di oro. Può essere, lui rimette il mandato, il presidente Mattarella. Un altro. E dobbiamo andare a votare. No. Meno male.
perché devono fare la legge? Camere lo diffamò, sono divertuti tutti. Ci siamo divertiti tutti adesso. È il difetto. Oh no, a ieri su Facebook non vi dico. Perché nessuno ha il senso dell'ironia. Ci siamo divertiti. Adesso bisogna fare la legge di bilancio. E non so se è poco. E la legge elettorale. Passa un anno e mezzo. Così incominciamo uno squarcio nei gabbasesi, pure ancora una volta, cominciamo da capo. Vabbè, comunque, oddio, non è che possiamo dire di Renzi non ce ne fotte nulla, perché qua si tratta del governo e quindi, va bene, una vacatio. Che cambia, una cambia tutto dico una vacatio. Una vacatio. Ha detto una vacazio. Che vuol dire una vacazio? È quella. Una vacazio non è che faccio. È una cosa. Quando è una malattia, diciamo. Non è una malattia. No. Ah no? È una vacazio non è una malattia. E chi è, secondo te? Ma non lo saggio. Comunque stamattina, se non mi sbaglio, non abbiamo il 5 dicembre. Ma era difficile. Era difficile. Era difficile. Oggi non c'è niente di giornale. Dalla prima pagina all'ultima pagina lo sport. Vabbè, è che qua. E dove è? Ma vabbè, cortesia, che tu un taglio né per battere né per pullere. Visto sei, Tonino, hai ragione. Hai ragione. Allora. Hai ragione. Cos'è che vuoi fare? Mi vai a risponso. Sì, però quello che ti prego, ho avuto delle lamentele. Ma no, ma sempre, mamma mia, ma perché? A me mi dicono bravo, mi scialavo. Chi è da casa tua? Sì, che sa dire rispondere tu. Un tartaglio, un fazzo. Io dico perfetto. Allora, già, con calma. Con calma, va bene. Con calma, Tiano. Okay. La gente deve capire, no? Vabbè, prima di tutto, prima di cominciare, buongiorno sponsor, vi voglio bene a tutti quanti, particolarmente allo staff di 012 Benetton. Te la posso dire una cosa. È Ottica Centro, del nostro Enzo, ecco, che ci voglio bene. Perché? Troppo bene. Perché? Quando si dicono gli sponsor, si debbono trattare tutti alla stessa maniera. Sì, perché tutti quanti pagano lo stesso. Vabbè, c'è qualcuno che paga di più, però. Sì, ma a che ne? A Nuano sicuro no. No, beh, specifica perché. No, va bene, scherziamo. Va. Ti paraculate, evita le parole. Le salutiamo a tutti. Vabbè, tutti. Ci vogliamo bene. Allora, via. Jimmy Di Mario Stella, climatizzazione, via del progresso alla Mezza Terme. Food senza glutine, via Adda 28 la Mezza Terme. 3 mesi ma ingaggi chi se c'è a Bologna. Ottica Center, presso Centro. L'ottica? Ottica Center. Center. Presso Centro Commerciale Due Mare. E salutiamo il nostro Enzo e la signora Stefania. E ci mando tanti baci. Bonsai, pizzeria e ristorante, via delle Vittorie da Mezza Terme. Cioccolato. Bar, pasticceria, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, perché bella è chiara la parola. 012 Benetton, corso Giovanni Nicotera alla Mezza Terme. Ti raccomando, mamme, andate, che adesso ci sono. Io credo che sono arrivati tutti i capi buoni, devono arrivare ancora. No, No, devono arrivare ancora nuovi. Sì, ovvio, per a maggiore di assortimento. Di assortimento, bravo. Maggiore? Maggiore d'assortimento. Bravissimo. E salutiamo lo staff. Poi Vivo Marmi, Pianopoli. Poi. Vivo Marmi, Pianopoli, non ti dice niente. Perché non ti ha scritto niente. Non ha scritto niente. Vivo Marmi, Pianopoli, che c'hai idea? Sì. Poi Gol del Caffè, che no, non c'è scritto. Gol del Caffè Savotano, salutiamo al nostro Gino e tutto lo staff. Piscina comunale, la Mezza Terme. Salutiamo il nostro Vincenzo. Andate che è una cosa veramente, una struttura bellissima. Ma che si alza piscina? Si fa. Annestra del bagno che avete a un bagno tra piscina. Annestra. Calda calda. Annestra. Però ci sono una ginnastica, va? La ginnastica. Ma hai capito? La piscina. La piscina, sì. Come ginnastica? In che ginnastica, in questa maniera. C'è la maestra che. La maestra ci ha lì. Ci ha dei muri. Okay, e salutiamo tutti quanti, va bene?
No, davvero, c'è gente che vanno apposta e si lavano là. Lavatevi a casa. Lavatevi a casa, c'è una bella doccia con una bella spazzola d'acciaio, come si cade. Gesù che vanno si spogliano là dentro. Sì, ma a prescindere che abbiamo potuto sentire la piscina, è là che ti fa la doccia. Sì, ma perché ci sono le docce. Ah, prima ti fa la doccia e dopo va a trovare. Certo, è certo. Uno se la dirà la casa la doccia. Dopo si andrà. Ebba che sia antico. Si andrà la doccia. Se no, che d'acqua qua, la tocca tu, la tocca qui, la tocca che sa di per forza. A pinna. Che dici? No, che se non lo fanno. Solo a Lumara per fare, che mo che mi ha detto. Ma secondo te la posso dire? Va benissimo. Allora facciamo entrare il nostro editore. Ah, direttore della televisione. Sei direttore della televisione. Avanti ti chiamo direttore della televisione ST Television. Faccio sempre, la televisione ieri no, si è guastato un pochino, diciamo. Ieri l'ho chiamato subito e non mi ha risposto. Poi mi ha chiamato lui. Cioè, tu vedi che la televisione non va bene. E io già sono qua, mi ha detto. Meno male. Hai visto come aggiorno. Se non è un giusto io. Va bene. Tu si mette qua giù sta cazzetta televisione, come mia. Senti che fa. Mi piace troppo. Signore editore, vi potete alzare per favore? Che così cominciate a fare un po' di. Vedi che qua non c'è niente. Buongiorno Donino, buon lunedì, oggi 5 dicembre, ricordiamo i famosi, tra virgolette, razzi che è successo da mesi ai nostri ciclisti, oggi è l'anniversario. Non dice a me, scusa. Stai ridistratto. Allora, Donino. Stavo leggendo. Hai visto? Ha fornuto sta paccionata lui. Esatto. Ieri sera Renzi, commosso, a mezzanotte e mezza annunciava le sue dimissioni al Quirinale, oggi pomeriggio presidente della Repubblica. Vabbè, comunque. Insomma, la sconfitta pesante, La sconfitta percentuale altissima. Ma prevista, nonostante tutti i paccianati, quello che è successo su Facebook, sui social è pazzesco. Matiti, Matitopoli, cosa Matita con Matiti indelebile. Brogli all'estero, cosa sì, hanno, sì. Hanno per quanto riguarda la Calabria, sta vinto il no, poi con una percentuale altissima. Ma non lo potevamo permettere, noi siamo la California. Tu dici? Agli italiani piace la conservazione, Giovanni, al netto di Renzi, Cotti. Io penso che più che il fatto del sì o no, ha vinto il no, però quello che sarebbe cambiato sarebbe più i politici. Fare proprio sradicare tutti i politici. Ma guarda qua, ci sono 3, 6, 9, 11 politici e di là solo Renzi. C'è tutta la idinsia. Grillo, D'Alema, Berlusconi, Monti, Salvini, De Mita, Bersani, Brunetta, Meloni, Di Maio, Emiliano. C'erano cose, tutti imbarcati là erano, non aveva chance, no, l'errore lo ha commesso lui perché ha voluto legittimare la sua leadership. Invece se non lo perché leadership. No, ma perché, il referendum, intanto gli italiani e i lamettini debbono sapere che non era obbligatorio, non è che lo dico io. Però non c'era il quorum. Stavo dicendo un altro discorso. Non era obbligatorio. Ah sì, ho capito quello che volevo. Perdona, hai ragione. Non era obbligatorio. Cioè nessuno ci ha chiamato. Intanto ha un senso se il referendum lo chiede la minoranza. No. Ma quando lo chiede la maggioranza. Ma tu hai parlato subito di referendum. Perché? Perché così hai cercato di legittimare la tua leadership. No, cose che poi non si è verificato, insomma, ma assolutamente no, parecchi punti di svantaggio, Giovanni, ma se chi sono italiani su stanchi, ma non è che sì, ma che su tenendo partito di laniato,
E lo vedrete nel servizio che io manderò in questi giorni, che appunto abbiamo fatto un servizio con Tonino all'avvenuta di Boschi, quando ti ricordi, adesso ne possiamo parlare, perché insomma è finita, diciamo, il silenzio elettorale, quando venne il ministro Boschi, insomma ho fatto un servizio particolare sulle rotture interne del PD e sul fatto che Lalo Moro non c'era, Tony, e quello le dimostrava tutto, e ognuno cercava la giustificazione giustificando Lalo Moro con molte falsità nell'intervista, Tony. Perciò qua la diceva tutta, e già noi si prevedeva una cosa del genere, Tony. Davanti su tutti in una maniera, da letto si scannano, come dicevano in dialetto. Sì, ma Giovanni, adesso il difficile avviene adesso. Io mi sono permesso di fare un post, no, parlando con gli amici, eccetera. Chiedi alternativa a Renzi. Ancora stai aspettando. È quello che ti voglio dire, una domanda che ti volevo fare stamattina. Secondo te, Mattarella, non essendoci alternative, accetterà le dimissioni? Molte domande si fanno gli italiani, secondo te. Ma può anche esserci una fase dove Renzi sarà, dici no, un l'accetto. Prima la legge elettorale, la legge del bilancio, perché c'è la legge di bilancio. Prima chiudete la partita della legge di bilancio, poi fatemi sta legge elettorale per fare in modo, per mettere in condizione gli italiani di andare a votare. Perché così com'è la legge elettorale, sarà praticamente ingovernabile il paese. Cioè, ma guarda tu qua. Guarda qua, De Mita 100 anni, Mario Monti 99 anni, Berlusconi 85, Berlusconi 85 anni, D'Alema 90, cioè tutta la vecchia fetenzia, cioè, è tutta la vecchia qua, no, che no, ancora no, vuole stare al comando, al timone, alla ribalta, tutti sti scutolaggianti qua. Renzi avrà mille difetti, ovviamente, ha pagato anche la sua arroganza, un po' arrogantello il Matteo, però in là da parte ci avessi detto veramente a molti servizi, perciò là, quello che piglia quella pala. Al di là del referendum bisogna cambiare un po' le facce, credere in un futuro e nei giovani, cose che noi non ci crediamo tuttora, insomma noi non crediamo, il problema dell'Italia è che non crede nei giovani, oppure non c'è stata una buona scuola, un vivaio dove è permesso ai giovani di professare. Non hanno fatto nessuno partito. Hai capito? Perché hanno i comandare sempre. Ecco, cioè, quando vedono i giovani c'è Camusca. Ecco, Grillo pensa che della prossima settimana inizieremo a votare online il programma di governo e in seguito la squadra di governo. Grillo praticamente, no? Stato clown, luogo. Che invece di. Quale classe dirigente hai, Grillo? Ma quale classe dirigente hai? Che ancora si delizia chimiche, si delizia. Ma tu ciuccetta ancora. Cioè ci vuole l'esperienza, ci vuole. Cioè è quello che dico io, che c'è un gruppo, 3, 4, 5 persone, 10 persone che emergono, tutto il resto è noia. Un si può selezionare la classe dirigente col Facebook e con lo blog, Grillo. Non governerete mai di questo passo. Non governerete mai, perché non vi metteranno mai nelle condizioni di farlo. È una cosa seria governare un paese. Non è che si dà rocca cannuccia là. Là si decidono le sorti di una nazione, anche della stessa Europa. No, a chi ci mandiamo? A gente che crede che sono i sirene. Le sirene. E cerchiamo che ci miseri. Comunque, detto questo, per l'anima dei morti, lasciamo questi ragionamenti, queste cose ai politologi che abbiamo, no, a chi li ca, a me non mi interessa niente. Ecco, in 5 giorni cambiamo la legge elettorale, cioè questo lo dice Grillo, cioè questo qua o c'è o ci ha, secondo me c'è. Infatti dice nessun esecutivo tecnico, è la Monti, vi ricordate il governo Monti, interveniamo sul consultellum e via. Ma voglio dire, Giova, in 5 giorni, ma chi tu che è cretino, ma c'è o ci ha? 5 giorni, ma tu lo sai l'iter che c'è per fare la legge elettorale? A 45 giorni. E ancora c'è qualche scutolaggianda, qualche cretinetti che ci va da brizzo. Cioè questo è un altro, se ne è andato Renzi, questo è un altro che si deve dire la casa.
questo Grillo ogni qualvolta apre la bocca a danne. I guaglioni stanno andando, bene o male si stanno barcamenando, no? Appena arriva Illo, subito rompe le cose. No, sciude le carte. No. Lasciaci stare, ma lasciaci stare. Fai il padre nobile, stai da parte anche tu. Invece Salvini dice, Salvini diciamo della Lega, dice governo rottamato, sconfitta, servette il lecche. Va bene, comunque ha fatto un intervento ieri che ha fatto troppo rozzo, non mi piace a me, ecco. Vabbè, invece forse tale game over, ora via Palazzo Chigi. Insomma, sì. Questi sono i commenti dei leader, chiamiamoli leader. Vabbè, questa è la notizia. La notizia è perché no. Ne abbiamo parlato? Perché le vicende del governo non possono non interessare certo. Anche a noi personalmente, a tutti i cittadini. Parliamoci chiaro. Però Monti parliamo più, perché quando spalancate i giornali, i pagine, girate le pagine. E le testate televisive nazionali, allora. I giornalisti, insomma, non si parla altro che di sì e del vabbè. No, insomma, più di quello allora. Che di sì adesso. Allora, Tonino, andiamo. Bella, una notizia che voglio dire perché non l'ho letta. Tonino mio, che te assai. No, ha ragione. Insomma, ieri a Catanzaro c'è stato un assalto al capo della Secur Transport, è la società che si occupa dei trasporti di sicurezza del denaro, delle banche e delle attività grosse commerciali. Strade bloccate, con mezzi date alle fiamme e chiodi per facilitare la fuga, chiedo scusa Tonino, stavo leggendo la fuga del comando. L'azione di tipo militare organizzata nei minimi particolari nella zona di Caraf, cioè praticamente chi sa aveva organizzato tutto a livello far west. Però non si parla, il bottino ovviamente il bottino dovrebbe essere astronomico da capogiro, ovviamente non ci sono dati, non ci sono numeri, però trattandosi del cavò principale laddove praticamente arriva tutta la pila da Calabria, parliamoci chiaro. Non si sa il quantitativo denaro. Qua saranno decine di milioni di euro. I giornalisti parlano, ha messo a segno il colpo del secolo, mi sembra un tantino romanzato, esagerato, però. Però non sappiamo poi effettivamente. No, dato che io saccio di rapine del secolo. Ne parlano tutti. Si può raccattare pure la Secur Transport. Sì, no, certo. Qua giustamente ci saranno stati incassi bei pesanti. Milioni di euro. Milioni di euro. Certo che questi si sono organizzati bene e hanno fatto quello che hanno fatto, che non condividiamo nessuno. Non la potevi risparmiare. No, hai ragione. Hanno fatto queste cose che noi non condividiamo. No, beh, ovvio. No, stavo leggendo la cronaca in un giornale. Insomma, vabbè. Albino mi faceva una domanda: ma questi soldi sono assicurati? Faceva Albino questa domanda: come funziona? Certo. Lei ci sono i soldi di attività commerciali, di banche, di cose. Certo. Quelli sono assicurati. Comunque queste cose poi hanno il loro fascino, no? Quando non ci non ci sono vittime, cose. Quando non ci sono morti, cose, feriti, cose, eccetera. Poi queste cose le leggi con una sorta di. Hanno fatto dei film storici sulle grandi rapine, Tony, sui grandi. Insomma, grande attore, hanno fatto proprio dei film, insomma, su di Giarlotto ci c'erano due vigilanti. Quindi hanno lanciato l'allarme. Hanno lanciato l'allarme, eccetera. Cioè chi stavano bloccati di strada, si avevano organizzato con tutto. Cioè tutto organizzato nei minimi particolari. Bah, vedremo il proseguo delle indagini. Intanto mentre Tonino apre il giornale. C'è Crotone che è là e no. Oggi poca roba, oggi si parla molto di liste. Poi andiamo alla pagina della Mese del Quotidiano del Sud. In prima pagina si parla di sanità nella trappola delle liste d'attesa. Questo è l'articolo del Quotidiano del Sud che è oggi lunedì 5 dicembre. La storia di una donna malata di tumore, 4 mesi per una radiografia. I casi di alcuni pazienti che hanno fatto i conti con le solite e lungaggine, caro Tonino. C'è un bel articolo di Antonella. Sì, di Antonella Mangiardo, che salutiamo. C'è praticamente la solita vergogna. Però
noi siamo quelli che abbiamo votato di meno, siamo stati quelli che ci siamo recati di meno alle urne. Noi siamo ultimi in tutto, siamo maglia nera in tutto, mi meraviglio che a casa l'Italia a pezzi. Questo popolo non sappiamo dove vogliere a finire, i calabresi siamo questi. Siamo un popolo molto, offendete, no? Molto muscio. Come non mi offendete, a come babà. Sì, uno vedo una colazione, si sta a posto e... Cioè, è facile ad essere comprato il nostro corregionale, il nostro i calabresi su questi qua, perché se avessero i cabasesi cambiassi tutto quanto. Allora, oggi quando avevamo il giorno 5 il giorno 5. No, è mo' da liberare perché ha visto. No, tu lo dico perché? No, perché ha visto mo'. Hai visto un consulente, quello ingegnere, il giorno 5, vabbè, lo salutiamo, siamo ospiti qua. Hai visto quello consulente, hai visto già arrabbiato, quello già le negro stamattina. Okay. All'ingegnere, quello consulente, quello è. Voglio salutare tutti i parenti, mio nipote Pietro, il nipote di Giovanni, Giosuè e il figlio di Francesco Mendigeno, che si chiama anche Pietro. E cominciamo la canzoncina. Sapessi quanto vuoti mi indipiento, t'avevo incontrata tia Calabrisella, dimmi se stata tu una mala stella e m'ha portato un cattivo vento. 2 mesi siamo stati in santa pace, abbiamo fatto la vita di pascià, tua mamma si è venuta senza care in trasta casa Dio felicità. Poi cagliovi e malo tempo fa, chi nella casa è là, chi non si ne va. Da così hai udito l'altra sera, e mamma da pagia, la mossa con capiscia. Andove mi vuoto, me la trovo, non è capace di si stare ferma, di chi sta casa ha fatto una caserma, e va cercando via lo dentro all'uomo. O che condanna sciorto o che guaio, mi sta venendo susto di campà, ma se ci penso qua non mi ne vaio, ad ella caccio di così ne va. Poi cagliovi e malo tempo fa, chi nella casa è lace, perché non si ne va. Da così hai udito l'altra sera, e mamma da pagia, la mozza con capiscia. Si vai dentro al quarto ben apposta, a me imparare come a zappare, ma sulla via certo mi s'apposta, mi viene in quiete ben a mi spiare, ma so se stava attento mi la caccio, davanti con una pacca in la fronte, da faccio ieri fritta dalla caccia, per ritrovare un po' di libertà. Poi cagliovi e malo tempo fa, chi nella casa è late e chi non si ne va. Da così hai udito l'altra sera, e mamma da pagia, la mossa con capiscia. Quando giovi e malo tempo fa, battendo a mezza via, se non ti può fuga. Da così mi ha risposto l'altra sera, che la magari mamma da pipa scattara mia. Va bene. Allora, io saluto tutto la Mezia, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani mattina, sempre se Dio vuole. Allo solito orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.